Si è svolta ad Agrigento all'interno del Parco della Valle dei Templi per il secondo anno consecutivo la cerimonia del 205° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Ad Agrigento, come nelle altre province d'Italia, i carabinieri a ogni ruolo e grado, in servizio e in congedo, si sono uniti per celebrare con sobria solennità la ricorrenza, ricordando i caduti e premiando quelli che con abnegazione e professionalità si sono distinti nelle attività quotidiane. Nell'occasione è stato anche schierato un reparto di formazione in armi, composto sia da carabinieri in grandi uniformi speciali, sia in uniformi di rappresentanza, ed era inoltre presente un componente dei reparti speciali operanti della provincia, tra cui i carabinieri forestali, il nucleo operativo ecologico, il nucleo dell'ispettorato del lavoro e anche i carabinieri impiegati in missione all'estero. Comandante provinciale Giovanni Pellegrino, nel suo discorso, dopo aver reso omaggio alla bandiera e ai caduti dell'arma, ha rivolto un abbraccio agli orfani, alle vedove e anche ai 22 carabinieri feriti in provincia in attività di servizio. Dopo aver salutato le autorità presenti, ha manifestato il suo affetto al mondo dell'istruzione con a capo il provveditore provinciale presente, esprimendo sentimenti di simpatia e gratitudine per la vicinanza degli studenti all'Arma dei Carabinieri. Erano infatti presenti moltissimi degli oltre 6.000 studenti della provincia che hanno incontrato ufficiali e sottufficiali dei Carabinieri nell'ambito del noto progetto di diffusione della cultura e della legalità. Pellegrino ha tracciato solo un sintetico resoconto delle più importanti operazioni condotte dall'Arma dei Carabinieri, prima di tutto il 29 giugno 18, allorquando i militari del reparto operativo hanno ulteriormente cristallizzato gli esiti delle attività investigative della nota operazione antimafia Montagna, con l'arresto di ulteriori 10 elementi di spicco ritenuti al vertice dei tre mandamenti e delle 16 famiglie mafiose ad esse collegate, cui si sono aggiunti 59 affiliati già assicurati alla giustizia il precedente 22 gennaio. Inoltre il conseguente insediamento di una commissione di indagine prefettizia presso uno dei comuni montani interessati ne ha portato il successivo 2 agosto allo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Non va poi dimenticato il territorio provinciale, negli ultimi 12 mesi è stato teatro di ben 5 omicidi per i quali hanno proceduto i carabinieri. Ha ricordato a tal proposito la brillante operazione Piazza Pulita, recentemente svolta dai militari della compagnia di Agrigento sotto il prezioso coordinamento della locale Procura della Repubblica, con cui è stata smantellata una cellula straniera costituita da pusher che avevano di fatto occupato i vicoli intorno a Piazza Ravanusella e via Vallicaldi in pieno centro storico, riversandovi significativi quantitativi di droga ed agendo con sfrontatezza e inaudita violenza anche a danno di giovanissimi consumatori, spesso rivelatisi studenti minorenni. Ben 734, il 30% in più rispetto all'anno precedente, sono state nel 2018 le persone complessivamente arrestate, cui se ne aggiungono altri 301 in questi primi 5 mesi del 2019, con un trend in continua ulteriore crescita. Ha poi precisato che fa schierare sotto il maestoso tempio della Concordia davanti alla gente i volti fieri dei carabinieri di oggi con le uniformi della nostra tradizione, del nostro presente, è un atto dovuto e un preciso dovere di comandante. L'ufficiale infine ha concluso con un commosso pensiero rivolto ai suoi militari e ha detto: ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri, sento il dovere di dirvi grazie, grazie per la vostra professionalità, grazie per la generosità di chi non vuole mai nulla in cambio, ma soprattutto grazie per la vostra umanità che da 205 anni rende la caserma dei carabinieri la casa di tutti gli italiani. Abbiate sempre il sorriso sulle labbra. Al fine della cerimonia sono stati premiati alcuni carabinieri particolarmente distintesi in operazioni di servizio. Con la gente è sempre lo stesso e questa festa ne è la prova. Oggi in particolare la festa dei carabinieri d'Agrigento è una comunione di sentimenti tra i carabinieri che sono inquadrati nella loro uniforme della tradizione, la grande uniforme, e le uniformi attuali. E sono appunto schierati davanti alla cittadinanza che sta partecipando molto numerosa. Tantissimi giovani, tantissimi studenti che noi incontriamo durante tutto l'anno. Ed è un'occasione preziosa, preziosa per me, per poter ancora una volta raccontare i risultati dei grandi sacrifici che i carabinieri compiono durante tutto l'anno. E quindi i risultati che vengono raggiunti in tutti i campi, nella lotta alla criminalità organizzata, nella lotta alla criminalità comune,
nel campo dell'ambiente, nella tutela della salute, nella tutela del lavoro, ma in tutti i settori, nella lotta alle sostanze stupefacenti, al traffico delle sostanze stupefacenti, al recupero di quartieri, dei centri storici a seguito di operazioni antidroga e quindi di rivalutazione. E, quindi i settori sono veramente molteplici e questa è una giornata veramente importante per poter comunicare ancora una volta questi risultati. Oggi verranno premiati tanti carabinieri che si sono distinti in attività di servizio, verranno premiati per delle operazioni che sono state svolte in questo anno solare, che vanno appunto dai 5 omicidi scoperti su 5 omicidi affidati appunto alle investigazioni dell'arma, per arrivare al sequestro di 30 tonnellate di droga a Campobello di Licata, per arrivare ai risultati nella violenza, diciamo nella tutela delle donne o dei minori per quanto riguarda la violenza di genere, per quanto riguarda anche gli atti eroismo direi compiuti dai carabinieri durante l'alluvione del 4 novembre, il salvataggio di un pastore a Ribera, il salvataggio di numerosi viaggiatori a bordo di un treno mentre un fiume era esondato. Insomma, l'arma è presente e il motto recentemente coniato "possiamo aiutarvi" nella testimonianza. L'arma resta sempre un punto di riferimento forte e di grande fiducia per i cittadini, non solo agrigentini ma in generale per tutta la nazione. Questo fa parte della nostra tradizione, questo fa parte del nostro bagaglio che dobbiamo difendere appunto gelosamente e questo quindi è il nostro impegno, continuare a lavorare con serietà per poter fornire alla cittadinanza un contributo sempre maggiore e sempre migliore per il mantenimento della legalità, per la crescita e lo sviluppo del territorio. E quindi i carabinieri si impegneranno sempre a fare questo.